Buongiorno ragazzi, benvenuti e bentornati sul canale. Oggi vi presento la mia mamma, ve la porto in moto. Vai piano. Ti faccio vedere, c'è uno sgancio magnetico con questa linguetta, si sgancia e quando tu lo avvicini si chiude da solo. Okay. Prendi le due estremità, così brava, e infili quello e quell'altro. E i capelli. Vai piano però. Ah, è fondamentale che ti sistemi bene il sottocasco, che non ti dia poi fastidio perché poi non ti puoi più muovere per magari un'ora o due. Quindi i capelli messi bene. Estremità. Una volta messo il casco, agganci. Vai piano. Aggancia. Basta che avvicini questo sportellino, deve essere aperto. Lo senti con le dita, lo avvicini, è chiuso. Alza che verifico se è chiuso. Ok, è chiuso. Questo ti sta di casco. Ok, allora. Io tengo il cavalletto per sicurezza, vieni più vicina, metti il piede sinistro sulla pedalina, una mano sulla mia spalla, mi avvisi sempre quando fai pressione, punta la testa qua in alto sulla mia, sali e occhio a non inciampare con l'altro piede mentre scavalli. Vai. Mi appoggio sopra. Puoi appoggiarti, vai. Vado. Vai. Ti metti comoda, le mani poi mai sulle spalle, ma la destra la usi per tenerti sul maniglione. Okay. Quando freno, ok? Quando freno tu il casco, vedrai che mi sbatterai sempre col casco sulla. Allora qua ti tengo. Sì. Così ti, quando io freno, ok, mi tengo con la destra. Addominali. E poi dimmi una cosa, devo guardare anche avanti? Puoi guardare avanti, non ti preoccupare. La curva, quando andiamo in curva io scenderò verso lo specchietto con il casco, leggermente, segui solo il mio casco, sempre morbida, solo addominale perché poi io posso avere una frenata di emergenza e ti tieni con la destra, addominale e braccio, ok? Qualsiasi cosa parliamo in interfono me lo dici. Adesso proviamo a scendere, stessa cosa. Che il piatto, no? Tu sai che non mi devi far spaventare perché no, vado pianto. Perché mi arriva il diabete a me, tranquillo. Okay. Stessa cosa, punti bene la pedalina, devi stare attenta a non scivolare e a non impigliarti con l'altro piede mentre scendi. Infatti. Quindi testa sopra, attenzione al piede, ti appoggi a me e tiri il piede in avanti. Occhio alla borsa, quando scendi, vai, sempre avvisami. Vai. In su, testa in su, brava, testa in su, occhio a non farti male con la borsa. Mi posso sedere? Sì, ma puoi anche fare la rotazione. Faccio così, okay. Così comodo. È meglio se fai la rotazione e metti il piede di schiena. Ovviamente ti dovrai sganciare con l'airbag prima di scendere e agganciarti quando sali, ma quello te lo dico io. Okay. Ok, allora vai, risali come ti ho spiegato, piede, mano sulla mia spalla, testa in alto e porti l'altro piede, alzalo bene, molto bene, vedi molto meglio di prima, poi trovi la tua sistemazione così, ok, quando io accelero ti tieni qua, okay. E quando io freno ti tieni al maniglione, ok? Adesso scendi facendo la rotazione, quindi portando la gamba destra sopra la borsa e mettendola giù. Okay. Sempre testa in alto e attenzione a non scivolare. Okay. Vai. Vado. Alza bene. Alza bene. Ok. Perfetto. Perfetto.
adesso perché ho il vestito che mi frena. Va bene, promossa, possiamo partire. Nella vita ci sono varie forme di amore e di meraviglia. C'è il bene e c'è il male. Penso di condividere il pensiero di molti, però, dicendo che l'amore per la mamma è forse il più speciale, eterno, forte ed unico. Al pari di quello dei figli, la mamma però ci accompagna nella nostra crescita, conosce i nostri cuori meglio di chiunque altro, nella maggior parte dei casi, conosce la nostra forza e la nostra debolezza, ci ha visto ridere e ci ha visto piangere. Forse è per questo che l'amore per la mamma, almeno nel mio caso, è davvero speciale. Inoltre, nella maggior parte dei casi, la mamma non ci sarà per sempre ed è sempre straziante non poterla più abbracciare. A volte vanno via prima i figli. Ma la mia mamma c'è. Ci siamo entrambi. Non più giovanissima lei, ma ancora bella ai miei occhi, ancora insostituibile come consigliera, ancora ingombrante nel mio cuore. Per questo ho deciso, e non è stato facile convincerla, di programmare un giro insieme a lei in moto, per condividere con lei quelle che sapete sono emozioni uniche a bordo di una moto. La porto in territorio svizzero, la istruisco su come affrontare questa avventura, su quali gesti dovrà concentrarsi a bordo e le accenno che vivrà grandi emozioni, che attraverso questo video io porterò sempre nei miei ricordi. In questo primo video parleremo di come affrontare il viaggio in moto per un passeggero, quindi vedremo come la istruirò, quali saranno i consigli che decido, ho scelto di darle per trovarsi preparata a bordo della moto e faremo un pezzo di strada iniziale. Poi domani faremo un altro video dove saremo sui passi svizzeri e dove vivrà, se tutto andrà bene, le emozioni che spero di farle vivere. La Svizzera non l'ho scelta a caso, ma per panorami ovviamente, lì c'è mio fratello che vive, quindi qualsiasi tipo di problema ho un appoggio, un'emergenza, qualsiasi cosa, e poi perché ci sono dei limiti sulle strade che mi consentono di muovermi in totale sicurezza e di non mettere minimamente a rischio la mia mamma. Completato questo trasferimento, ragazzi, arriviamo in Svizzera, ci prepariamo per il weekend in moto tra le Alpi più belle della Svizzera. I video che seguiranno non immediatamente li posterò più avanti perché ho pronti tantissimi video già della Francia e di altri giri fantastici. Li troverete comunque sul canale fra qualche tempo, insieme a me, mia mamma e mio fratello. Se avrete piacere iscrivetevi al canale in modo che potrete vedere tutte queste meraviglie. Quindi ci vediamo presto, faremo il Grimsel, la novena, faremo le gole dell'Are, faremo la strada della Tremola, ripasseremo attraverso Andermatt dove c'è il ponte del diavolo e vedremo un sacco di meraviglie dronate e mia mamma sarà contentissima. A presto ragazzi! Questo è uno dei più bei passaggi autostradali in mezzo al lago di Lugano. Da questa parte a destra c'è Lugano e di là in fondo c'è l'Italia dopo quelle montagne. Qua il limite è 100, ma il panorama è davvero meraviglioso. Mai come quest'anno il bollino autostradale svizzero è stato sfruttato a dovere. Usciamo ad Airolo e imbocchiamo il primo passo di giornata, passo novena.